Ragazzi, benvenuti e bentornati su SimCity 4. Nello scorso episodio abbiamo fondato Kogyotoshi, la città industriale che soddisferà la richiesta dell'industria inquinante di Neo Tokyo e poi magari in futuro anche delle prossime metropoli. Io direi di andare subito a Neo Tokyo perché in questo episodio dovevamo dovevamo espandere la zona residenziale in Neo Tokyo, dato che la richiesta è molto alta e soprattutto è da un bel po' che non espandiamo la zona residenziale. Ora, sappiamo bene che espandere la zona residenziale comporta dei costi, perché vuol dire che ci saranno più cittadini, vuol dire che i servizi verranno utilizzati di più e quindi ci sarà una domanda più alta di servizi da fornire. E quindi i servizi che già abbiamo potrebbero non bastare per soddisfare tutta la richiesta dei nostri cittadini. E soprattutto nuovi cittadini, nuova gente da istruire. La gente che non sarà istruita non potrà trovare lavoro a Neo Tokyo perché non ci sono più le industrie inquinanti. Sono tutte a Kogyotoshi. Quindi la domanda dell'industria inquinante, la soddisferemo a Kogyotoshi, in modo che nel mentre i nostri cittadini poco istruiti potranno lavorare lì e nel mentre potranno istruirsi per poi venire a lavorare a Neo Tokyo nelle industrie ad alta tecnologia. Eccoci qui, subito con un avviso. Neo Tokyo può a malapena porre rimedio a vacillare le discariche. Ancora, io non capisco perché ci sia questo problema quando le discariche le abbiamo ampliate abbastanza, direi che voglio dire più di così. Inoltre, volevo vedere se era possibile, a proposito dei rifiuti, fare qualcosa per riciclare. Mi sembra avessimo visto qualcosa, se non sbaglio, in qualche episodio. Allora, impianto recupero energetico, incenerisce l'immondizia a produrre energia, ma inquina, non è quello che voglio fare. Vorrei mettere un impianto di riciclaggio perché riduce l'immondizia prodotta dalla città. E direi che ci sta. Costa 5.000, costo mensile 350, che possiamo permettercelo. Abbiamo messo da parte un bel po' di soldi, dato che l'ultima volta siamo stati a togliere tutte le industrie inquinanti. Questa cos'è? Ok, ad alta tecnologia. Noi direi di metterlo l'impianto di riciclaggio. Mettiamo vicino la discarica. Perfetto. Allora, finalmente possiamo espandere la residenza. Tra l'altro, cioè, sono cresciuti un bel po' di palazzi, eh. Traffico elevato. Ok. Mi sembrava abbandonato questo edificio. E direi di espandere la zona residenziale di qua. Facciamo un viale e lo colleghiamo a questo. Si può fare. Ora, l'unica cosa che mi preoccupa però è che la richiesta energetica salirà. Salirei e quindi dovremmo mettere l'ennesima centrale a carbone. Perché noi la centrale a fusione ancora non l'abbiamo sbloccata. Ok, facciamo un attimo un calcolo. Allora, noi abbiamo 5 centrali a carbone. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi 6 per 5, 30. Produciamo 30.000 megawatt al mese. 30.000. Arrotondiamo a 28.000 megawatt al mese, perché dopo andrebbero in sovraccarico e rischierebbero di esplodere. Quindi 28.000 megawatt. E
con un costo mensile di 1250. Mentre con una centrale nucleare potremmo arrivare a 32.000 MW con due centrali nucleari. Dovremmo spendere 80.000, avremo un costo mensile di 6.000. Che sarebbe tipo 4.900, comunque giù di lì approssimativamente, eliminando poi quelle, considerando già il costo mensile delle centrali a carbone. E è una spesa che possiamo permetterci effettivamente, però non lo so. Allora, intanto pensiamo a espandere la zona residenziale. E poi ci si pensa dopo alle centrali. Allora, qui non credo si possa fare nulla. Si deve far partire da qui. Perché non... Forse perché sulla curva non lo fa fare, lo fa fare qua, infatti. Estendiamo questo tratto qui. Non so se ha senso collegarlo a... Vediamo, aspettate. Perché questo non lo fa collegare? Caselle riservate. Forse converrebbe fare direttamente il collegamento con l'altra città, eh? Sì. Facciamo una cosa così. Allora. La richiesta commerciale, bella alta. Quindi dovremo coprire tutta la zona residenziale, comunque. Cioè dovremo coprire il viale della zona residenziale con delle zone commerciali qui. Così. Perché? Qualità non adatta alla costruzione. Infatti, cominciamo ad appianare un po' il terreno, perché qui mi sembra che... la vedo dura costruire qualcosa, facendo attenzione a non distruggere nulla. Ok, in teoria dovresti, ok, ho 3, 4, 5, 6. Ma perché dice qualità non adatta alla costruzione? Per il culo. No ragazzi, qui c'è SimCity che mi sta letteralmente prendendo in giro. Giù un albero così a caso. No, non mi devi dire che cosa c'ha questa casella che non va.
non sto capendo, ragazzi. Vabbè, facciamo una cosa. 3. Ma si può sapere perché qui non si può costruire? Dio mio. Oh, adesso sì. Io sto per smadonnare, ragazzi. Già nello scorso episodio lasciamo proprio perdere. Andiamo. Vicino alla rotaia non si può costruire. È proprio una cosa della rotaia. Non so per quale motivo. Ah, 3, 6 abbiamo detto. 3, 4, 5, 6. Cominciamo a fare i primi quadrati. Facciamo diagonale. Cerchiamo di variare un po' anche nella forma che... Vediamo cosa esce fuori. Giù. Su. Posso. Mettiamo quella d'alta. Ricordiamoci sempre di mettere le fermate dell'autobus. Ci mettiamo anche qualche tipo di parco. Parco giochi. No. Campo da tennis. Ci mettiamo una piazzetta. Siamo pure qui. Cinque, sei. Qui ci mettiamo degli uffici. Assicuriamoci che l'acqua arrivi. Ops. Ok.
Spero che qui si possa costruire. Sì, ok. Continuiamo con un'altra striscia di media densità. Ci mettiamo un piccolo parco vicino alla ferrovia. No, il giardino ferito non ci sta bene. Qui c'è un parco giochi medio. Sto vedendo quale ci sta meglio. Mi sa che il parco verde medio è quello che ci sta meglio. Tra l'altro io volevo vedere tipo i campi da calcio. Ecco. Qui non c'entra. Campo da softball nemmeno. No, proprio lo stadio quanto costa? Stadio da calcio 17.000, costa 1.120, non ti consiglio di fare gli assesi. Che dite, in questa sezione ci facciamo lo stadio? Ma sì. Secondo me ci sta. Finalmente Neo Tokyo ha uno stadio. Devi rimettere però una strada intorno allo stadio. Ci mettiamo tipo dei negozietti. Ci mettiamo una piazza media qui. Vediamo come possiamo far passare la strada qua. Facciamo passare in diagonale. Allora, 3, 4, 5, 6. Qui sarebbero da 4.
mi dà fastidio che cioè la residenza poi si affaccia al retro dei negozi. No, non mi va. Ecco, preferisco così. Ok, l'acqua dovrebbe arrivare in teoria. Yes. Occhio al budget. Se ci faccio delle strade qui. Ok. Ci faccio delle strade perché dovremmo fare le zone commerciali qui. Qui ci facciamo altre zone residenziali. Ce le facciamo ad alta densità stavolta. No. Le metto tutte ad alta. Ops, insomma da lì in fuori SimCity sta esplodendo. E ci mettiamo un giardino fiorito piccolo qui e un campo da tennis qui. Allora, importante, i servizi. Allora, intanto una fermata dell'autobus anche. Dove la sto cercando? Anche qui. Allora, i vigili del fuoco ci arrivano qua? Naturalmente no. I vigili del fuoco dove si trovano, scusa? Lì. Dobbiamo mettere una caserma. Mettiamo una caserma di vigili del fuoco qui. No, conviene farla qua, che copre un po' tutto. Poi un ospedale, che direi di fare qui. Forse conviene farlo. Non c'è lo spazio. Come ne farlo qua? Sì. Un ospedale. Occhio sempre al budget, che l'ospedale costa. E potremmo mettere sia una biblioteca, che magari qui ci sta, o magari qui al posto di qualche, ecco, tipo qui. Qui. Dezoniamo. E ci mettiamo. Skate park. Poi quindi l'istruzione, io direi di metterci anche una scuola media.
Scusate. Anzi no, aspetterei. La polizia. Ecco, la polizia. Dovremmo metterla. Perché la criminalità potrebbe diventare un problema. A posto. Ora, io sono sicuro che l'energia non basterà. Vediamo che succede. Questo è un stato importante. Per ora no. Vediamo un po' come... Non sta crescendo. Ok, è cresciuta la zona residenziale. Già stanno crescendo dei palazzi, eh? Buono. Vuol dire che l'appetibilità del terreno già è a un buon livello. Allora, per adesso non sembrano esserci problemi per quanto riguarda... No, noi dobbiamo fare attenzione qui. Perché ora la domanda dell'industria inquinante c'è. C'è e va soddisfatta nell'altra città. E noi non vogliamo che crescano qui. Quindi facciamo attenzione un attimo, diamo una controllatina. Poi queste le eliminiamo. Ecco, infatti qui... Questa è quella inquinante, vero? Yes. Ogni volta tocca fare la caccia alle streghe veramente qui, con... queste industrie inquinanti. Qui per esempio cosa stai facendo crescere? Industria inquinante. Perché adesso la domanda è alta. Quindi è arrivato il momento di fare questo. Salvare. E andare a Kogyotoshi. Ed aumentare l'industria inquinante. Eccoci qui. La domanda è molto alta adesso, che naturalmente arriva la richiesta dall'altra città. E ampliamola di qua. Sarebbe proprio il caso di fare una strada in realtà. Facciamo arrivare l'acqua. Per ora la caserma funziona. Aspettiamo che crescano. Non ci interessa il traffico. Succede?
serve immediatamente un'altra centrale a carbone. E la facciamo subito. Ma perché l'acqua non... Mi fa vedere quanto... Okay. Non ce lo possiamo permettere, quindi direi di... Perché non arriva l'acqua? Ok. Oh, l'acqua c'è, quindi... Perfetto. Sarà un attimo di crisi, ma ci siamo ripresi. Ora, il problema è che... dobbiamo fornire ancora più industria. Facendo sempre attenzione al budget. L'acqua dovrebbe arrivare, sì, perfetto. Andiamo avanti il tempo, vediamo. Ma tra l'altro noi abbiamo fatto questo viale qui e possiamo collegarlo a questo qua. Ci metto sempre un po' per arrivare. Poi. Ok, adesso è in negativo. Ok, perfetto, perfetto. Salviamo. E torniamo a Neo Tokyo. Tra l'altro siamo quasi a 200.000 abitanti. Non so che abbiamo la pena di porre rimedio a vacillare. Ok, fammi vedere un attimo. Per ora possiamo... Però ci può bastare. La soluzione potrebbe essere tassare ancora di più l'industria sporca. Io la tasserei al 14%, al 15%. Proprio per farla andare giù a picco. Infatti, se volete le industrie sporche, andate a Kogyotoshi. Qui stanno crescendo industrie di alta tecnologia. Ah, smantelliamo quelle che non hanno l'accesso alla strada, perché sostanzialmente sono inutili.
non mi sembra ci siano industrie inquinanti. Non posso. Allora, vediamo la zona residenziale nuova. C'è gente senza lavoro. Io non capisco perché, nel senso, andate a Kugyotoshi. Che deve ancora crescere la tutta la residenza e le zone commerciali. È per questo che siamo ancora, ci basta ancora l'elettricità che abbiamo. Passo bene il traffico in un viale. Perché dice che non hanno accesso alla strada? Ok. Qui prima che crescerà... Che forse questa mi sa che è a media, mi sa che conviene fare un pezzo di questa a basso, ma è già a basso? Un attimo, allora facciamo un pezzo a basso. Ma voi vedete che non crescono perché erano così. Che magari se la facciamo a bassa possiamo dare anche lavoro a chi non ha esperienza. Vediamo. Vediamo se adesso crescono. Le entrate siamo messi molto bene. Centosemila abitanti. Non so perché qui non crescono. Forse ci vuole del tempo. Di qui i treni passano. Ok, sono cresciute. Questa ferrovia? Aspettate un attimo. Uno. Ci sono tre ferrovie. Perché? Ah, è la... è la ferrovia questa qui. Il disastro di ferrovia. Ok, vabbè, non serve. Cioè, non serve fare adesso il collegamento perché tanto... Ok, ok. C'è... è cresciuta la domanda industriale per caso? No. Beh, proviamo ad aumentare il tempo, vediamo. Sì, è cresciuta. Altra energia. No, sbagliato. Posto. Ok, per ora la domanda industriale è stata soddisfatta, quella di Neo Tokyo. Risalviamo e riandiamo a Neo Tokyo. Ah, potremmo già pianificare
Un'altra città. Magari qui. Che si affaccia sul mare. Non lo so. Allora, qui la domanda industriale proprio, cioè quella inquinante. No, io devo capire sto problema delle discariche. Non mi è chiara la cosa. Cioè io gli ho aumentato le discariche un botto e dice che comunque c'è qualche pro c'è un problema. L'area è già in uso, lo so, appunto. Proviamo adesso magari. Cioè magari aveva bisogno dell'accesso stradale. Tanto qui se, per rimuovere queste strade non è che c'è non ci sono problemi. Quindi possiamo anche metterle. Vediamo. Poi altri problemi. Una strada locale satura a causa dei veicoli. Dove? Vedere. Caspita. Beh, tutti gli incroci naturalmente. Non credo si possa fare granché. Trasforma la nostra più efficiente. Questa. Dato qui non stanno crescendo. Sono delle altissime domande commerciali. Che non capisco se è perché, se è per i sim che hanno bisogno di lavoro o altro. Potremmo metterle qui. Un'enorme fila di negozi. Qui davanti allo stadio. Quel tratto di viale me lo tengo libero nel caso dovessimo fare un'altra zona qui. L'acqua arriva? Sì. Così. Ok. Dovrebbero crescere, in teoria. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una bella cosa.
Allora. Mettiamo una bella piazza. La fermata. Poi. Mettiamo prima le fermate, va? Poi, piazze. La piazza media qui. Ci possiamo fare pure una piazza grande, volendo. Ok, l'acqua arriva? Più o meno. Vediamo. Vediamo un po'. Tanto siamo nel 2046 come data. Ci mettono veramente un botto per venire fuori. In teoria dovrebbero fornire posti di lavoro. Per essere gli uomini d'affari, l'aeroporto è bello. Non credo sia il momento. Oh, stanno crescendo tutti finalmente. Vediamo quali sono i problemi. Ancora la cosa delle discariche. In termini di rifiuti, Singa non ci sono camere libere per solo camere. Anche il garage è così pieno, farebbe meglio procurarsi uno scherzo. Eppure c'è. Ce l'ho messa. Non capisco veramente quale sia il problema. Vabbè, proteste per il traffico, non ci interessano. I soldi ne abbiamo un bordello, veramente tanti. C'è gente senza lavoro, e questo è un problema. Solo che non capisco perché. C'è un'alta domanda di industria manifatturiera. Forse dovremo ingrandire l'industria. Però
Vediamo, possiamo farla passare. In questo episodio ingrandiamo tutto. Ingrandiamo la residenza, il commercio e l'industria. Ci sta. Allora. Che non si può fare, chiaramente. Ok. Industria ad alta densità, chiaramente. Ops, ho sbagliato lì. L'acqua arriva. Questa cosa però mi sa che... l'elettricità schizzerà le stelle. Ok. Sono cresciute le industrie manifatturiere. È alta pure quella per l'industria alta tecnologia. Forse per soddisfare, cioè, le richieste lavorative dovremo... Oh, oh, ecco. Ecco qua, 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 qua. Qua, 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 qua. Le centrali sovraccariche. E tu che non hai accesso alla strada. Vogliamo mettere la nostra prima centrale nucleare, ragazzi? Mettiamo la nostra prima centrale nucleare. Mettiamola qui. Vediamo. Oh, il disastro non ci dovrebbe più essere. Perché ci sono le proteste? Ok. Siamo a posto. Siamo passati al nucleare, ragazzi. Passati. C'è anche... la centrale nucleare. Dovremmo... se provassimo a eliminare una centrale a carbone. Che quanto fornisce? 6.000. No, forse non è il caso. Ok. Abbandonato. Perché? Bassa richiesta. Ma io dico no. Cioè, vabbè. Ma c'è una richiesta manifatturiera. Quindi continuiamo a espandere un po' le industrie. Non troppo, naturalmente. Non vogliamo che vadano a ridosso delle città. Di qua. Wow! Che succede? Incendio. Di corsa. Chiamiamo tutti. Quella zona non è coperta quindi dal
Dal servizio antincendio. Ok. Ed è un problema. Qui c'è un'intera zona che non è coperta dal servizio antincendio. Stiamo scherzando. Mettiamo una anche qua. E allora stavamo dicendo, prima che il gioco mi trasportasse via, eccoci 4 5 6 7 8 9 10 12 Vabbè, non verrà precisa, ma non importa. Facciamogli arrivare l'acqua. Vediamo un po'. Ah, è vero, anche qui dobbiamo fare. Oh no. Ma ho messo quella d'alta densità qui. Ah no, ho messo quella. Sono pazzo, sono. Allora fatemi vedere sto problema nelle scuole. Fammi vedere. Allora, grande scuola media superiore, capacità scuola elementare. Qui si possono addirittura abbassare i fondi. Biblioteca, grande scuola elementare, va bene così, va bene, biblioteca locale, quindi l'unica è la... A parte che la scuola superiore, cioè, possiamo abbassare, cioè, è la grande scuola media superiore che non riesce a... Ci conviene metterne... un'altra, non di grande scuola media superiore, perché forse una scuola superiore vicino alla scuola media magari. Madonna mia, l'altro, la scuola superiore non ha raggio d'azione. No, e allora mettiamo la scuola media. C'è spazio qua vicino? Non vorrei buttare giù tutti i palazzi. Potremmo costruirne una qui. Vediamo come si evolve la situazione. Allora, vediamo qui se crescono alcune industrie. Pochi, perché comunque la domanda è per quella manifatturiera. Che poi mi auguro in futuro diventeranno ad alta tecnologia, istruendo ancora di più i nostri sim. Quanto guadagniamo? Andiamo bene. Ok ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Abbiamo fatto un bel po' di
di roba. Abbiamo fatto la nuova zona residenziale e anche una nuova striscia commerciale qua e qua, e abbiamo ampliato ancora di più la zona industriale sia qui a Neo Tokyo che a Kogyotoshi per quanto riguarda l'industria inquinante. Io spero che questo episodio, come questa serie, vi stia piacendo. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, ragazzi. Noi vi salviamo. E da Neo Tokyo e Kogyotoshi è tutto, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo episodio di SimCity 4. Ciao a tutti!